Buonasera a tutti. Eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022 e siamo qui live con una nuova puntata della nostra rubrica Aggiornamenti giurisprudenziali di diritto civile e di diritto penale. Buonasera Giovanna, come sempre, nostro primo commento in assoluto batte il record. Oggi 0,45 arriva il commento di Giovanna. Quindi grazie Giovanna e complimenti come sempre per l'attivismo, per l'impegno. Ma leggo commenti anche di altri studenti che accorrono. Buonasera Vanessa, buonasera Patrizia. Insomma, noto che quindi vi siamo mancati. Tra l'altro, devo anche dire che oggi parlando telefonicamente con altri nuovi studenti, ho ricevuto ulteriori apprezzamenti per la qualità che sempre emerge dalle spiegazioni dei nostri brillanti relatori. Quindi io voglio ringraziare questa volta in primis i nostri relatori e poi chiaramente ringraziare tutti voi che come sempre ci seguite con grande entusiasmo e che soprattutto trasmettete, ecco, di volta in volta feedback sempre positivi che poi in effetti ci danno la carica per fare sempre di più e fare sempre del nostro meglio. Quindi grazie davvero a tutti voi. Buonasera anche a Lena e vedo che quindi un po' di persone stanno accorrendo la nostra diretta. Aspettiamo giusto un altro po' e nel frattempo io come sempre faccio anche una piccola presentazione di questa rubrica che in realtà poi si va ad affiancare anche ad un'altra rubrica che da un po' di tempo seguiamo e che è la rubrica webinar dialogo con ospite che sicuramente durante il mese di gennaio riprenderemo con tanti nuovi ospiti e noi ecco, in questa rubrica, come sempre, per chi magari non ci conosce, perché tra l'altro anche oggi ho parlato anche con chi non ci conosce, non conosce o meglio questa rubrica nello specifico e che invece stasera poi ci seguirà. Quindi mi rivolgo proprio a voi, a chi è, diciamo, novello nel seguire questa nostra rubrica. Allora, noi che cosa faremo stasera? Noi stasera andremo ad analizzare in questa prima parte, cioè parte pubblica dedicata a tutti fondamentalmente, andremo ad analizzare una sentenza di legittimità, quindi pronuncia, parliamo di pronunce della Corte di Cassazione di diritto civile e di diritto penale. Chiaramente, come sempre, questo lo ricordo sempre, non è soltanto importante, ecco, per chi va ad affrontare la prova d'esame avvocato, ma è una rubrica che poi in effetti risulta utile e importante anche per chi sta studiando per il corso di magistratura o per chi semplicemente è giurista e per chi voglia sempre, ecco, tenersi aggiornato sugli ultimi aggiornamenti giurisprudenziali, sia di diritto civile e che diritto penale. Dopodiché noi chiuderemo la diretta pubblica e avvieremo invece quella che è la diretta privata, ossia la diretta dedicata agli iscritti ai nostri corsi. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che per avere la puntata integrale, quindi per accedere sia alla prima parte che alla seconda parte, quella privata, basta che ci contattate e vi saranno fornite tutte le informazioni appunto per ricevere poi l'intero pacchetto, l'intera puntata della nostra rubrica Aggiornamenti giurisprudenziali e quindi non perdere neanche una validissima spiegazione dei nostri relatori. Buonasera ancora Betty. E grazie, buonasera Rossella e buonasera Gabriella. Detto questo, a questo punto io direi che posso procedere, vedo un po' di persone collegate, quindi procedo con, come sempre, salutare e presentare i nostri relatori. Allora, parto dal prof. Presidente Raffaele Turrisi, buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera all'avvocato Federica Posta, nostra criminologa, buonasera. Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera Buonasera all'avvocato Angelo Auremma e Buonasera buonasera al dottor Mario Cevoli. a tutti.
Vi preannuncio, tra l'altro, che tra poco ci raggiungerà anche un altro relatore, che è l'avvocato Ernesto Sica, e che si dedicherà all'analisi proprio in questa prima parte, parte pubblica, di una sentenza che riguarda il diritto penale, in particolare con ad oggetto, reazione ad atto arbitrario della pubblica amministrazione. Passeremo poi, sempre in questa parte pubblica, all'analisi di una sentenza di diritto civile ad opera del dottor Mario Ceuli, con ad oggetto il tema dell'incidente e caso fortuito. Insomma, come sempre, davvero temi scottanti, interessanti, degli ultimi appunto aggiornamenti giurisprudenziali. Detto questo, io a questo punto procedo a passare direttamente la parola a Prof. Torrese, come sempre, per l'immancabile introduzione di apertura dei lavori di questa nuova puntata. Prego. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e come sempre grazie sia ai relatori sia a coloro che ci ascoltano. Mi piace molto la parola discenti, ai nostri studenti e a coloro che sono interessati. E proprio questo format io credo sia il momento migliore per poter utilizzare tanti sinonimi della parola discenti, perché chi ci segue non è solo chi deve preparare l'esame di avvocato, ma è anche chi deve preparare il concorso in magistratura. Ma sono anche tantissimi giovani e non troppo giovani professionisti che vogliono rimanere aggiornati, evidentemente, su tutte le novità del diritto civile e del diritto penale. Giuse ha spiegato benissimo come si struttura questo nuovo format, quindi con due sentenze pubbliche e due sentenze private. Quelle pubbliche cui possono accedere tutti, perché nel nostro DNA, quello di offrire anche una parte di formazione pubblica e gratuita, quelle private cui possono accedere solo gli iscritti alle stesse. Ovviamente è inutile che io vi dica quanto è importante ascoltare queste dirette adesso che l'esame di avvocato si approssima, si avvicina. Anzi, vi ricordo che sabato, tra 2 giorni, alle ore 10, parte la prima diretta pubblica, quindi open day e prima lezione pubblica e aperta a tutti dell'esame di avvocato. Non mancate. Tutto ciò detto, tutto ciò chiarito, volevo prima di ogni altra cosa ricordarvi di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, quella da cui probabilmente ci state seguendo, Corsi di Formazione Giuridica 2022, alla nostra pagina Instagram, Centro Studi Piero Calamandrei, al nostro canale YouTube, che pure si chiama Centro Studi Piero Calamandrei, e frequentate, ragazzi, il nostro blog che trovate sul sito www.centrostudipierocalamandrei.it. I nostri migliori articoli hanno superato le 1500 visite. Sta diventando veramente un blog importante, molto, molto visitato. Quindi dateci un'occhiata. So che è tanta roba, so che sono tantissime cose che noi tiriamo fuori, che noi sforniamo ogni settimana. Cercate di tenere il nostro passo. Vi ricordo anche che invece l'11 gennaio, cioè mercoledì, si tiene la lezione di recupero del corso in magistratura, quindi alle 15 terremo una diretta pubblica in proposito. Come sempre vi ricordo i nostri pacchetti formativi. Abbiamo il pacchetto di preparazione per l'esame di avvocato che parte, lo ripeto, il 7 gennaio tra 2 giorni. Abbiamo anche chiuso un corso da settembre a dicembre. E poi c'è anche il corso che prepara per la seconda prova orale. Abbiamo poi il pacchetto di preparazione a tutti i concorsi pubblici. Non pensate soltanto a magistratura, che è un po' il nostro fiore all'occhiello. Ma stiamo andando fortissimi anche per il corso Regione Campania, per il corso di SGA, per il corso Ufficio del Processo. Fate caso al fatto che nessuno di questi bandi è stato già pubblicato, perché dopo la riforma Brunetta è diventato fondamentale, assolutamente fondamentale, studiare in anticipo. Poi sapete, abbiamo anche un pacchetto corsi di specializzazione, con tutta una serie di corsi specializzanti. Penso al giurista di impresa, penso all'inglese giuridico, penso al GDPR, eccetera. Ma sono due corsi che mi preme molto menzionare in questa sede. Abbiamo intanto un nuovo corso che partirà a brevissimo, e magari quando sarà il suo turno l'avvocato Riema ci dirà qualcosina. Il corso in diritto di famiglia, diviso in un modulo di diritto civile e un modulo di diritto penale. Il modulo di diritto civile a cura dell'avvocatessa Oriemma, il modulo di diritto penale a cura dell'avvocato Fusco, che anche avete visto spesso su questi schermi.
Il corso in criminologia, invece, che tiene il nostro avvocato Posta, la nostra, dovrei dire avvocato Posta, sono abituato con l'avvocato a utilizzare il maschile, che è un altro corso di estremo interesse, e il corso in TFA, quindi di preparazione al sostegno nelle scuole, pure tenuto alla nostra avvocato Auriemma. Quindi, ragazzi, massima attenzione ai corsi specializzanti in questo momento. Io, prima di lasciare la parola ai relatori, voglio solo ricordarvi quelli che sono stati gli argomenti delle nostre ultime dirette. In diritto civile abbiamo trattato il danno catastrofale, la rinuncia all'usucapione, la restituzione di un bene immobile donato a causa di matrimonio. In diritto penale, gli ultimi argomenti trattati sono stati la diffamazione a mezzo blog, la rilevazione di segreto ufficio, la malversazione, l'accesso abusivo al sistema informatico, l'omissione di soccorso, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo giunti con oggi alla 53esima diretta. Adesso fate 52 per 4, che siete più bravi di me in matematica, e capirete di quante sentenze abbiamo trattato fino ad oggi. L'unico modo che avete per recuperare tutto questo materiale gratuito, a meno che non volete passare 5 giorni sulla nostra pagina Facebook ad aggiornare e continuare ad andare sempre giù, ma per quanto sia orgoglioso della nostra pagina Facebook, non lo augurerei neanche al mio peggior nemico, andate sul nostro canale di YouTube, Centro Studi Piero Calamandrei, trovate le playlist e trovate un video dopo l'altro. Tutto ciò detto, io mi taccio e quindi partirei con la sentenza di diritto civile trattata dal dottor Cevoli, che discuterà di un incidente e quindi del modo in cui il caso fortuito, e in particolare il fatto del danneggianto e il fatto del terzo, possano incidere sul risarcimento. Prego, dottor Cevoli, buona visione a tutti. Buonasera. Allora, la sentenza è la numero 375-15 del 2022, avente ad oggetto appunto la tematica di un sinistro mortale e il caso fortuito. Allora, la vicenda è la seguente. Tizia conviene in giudizio la provincia di Brindisi come proprietaria di una strada provinciale, chiedendo appunto l'accertamento della responsabilità della provincia di Brindisi ai sensi dell'articolo 2051 per aver causato sostanzialmente un sinistro stradale, in quanto un soggetto, mentre percorreva appunto la strada provinciale, giunto a un'intersezione, si trovava costretto a sterzare in maniera anche particolarmente brusca per non investire un gatto, e a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia, il soggetto andava ad impattare contro un palo della luce, riportando gravissime lesioni che in seguito provocheranno il decesso durante il trasporto in ospedale. In primo grado le richieste degli eredi quindi vengono accolte, in secondo grado invece la decisione di primo grado viene ribaltata, in quanto per la Corte di Appello non è dovuto alcun risarcimento dalla provincia. Infatti il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa dell'attraversamento della strada da parte di un gatto. Però la posizione del palo della luce con ogni probabilità non avrebbe potuto evitare l'evento. Tant'è vero che in ogni caso, da quelle che erano state poi i fatti di causa e le varie perizie, la segnaletica contemplava un cartello di pericolo. Inoltre, i pneumatici della macchina erano usurati, e quindi si era ritenuto che la condotta della vittima presupponeva una violazione di diverse norme del codice della strada. Gli eredi vanno in Cassazione. E ora non mi fermerò a parlare di quali sono stati i danni chiesti dagli eredi, però in primo luogo ci viene il danno da perdita parentale, ma mi soffermerò soprattutto sul caso fortuito. Allora,
Tizia, quindi ripetiamo, ha chiesto l'accertamento della responsabilità ex articolo 2051. Il 2051 del Codice Civile è il danno cagionato da cosa in custodia, il quale sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che è in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Quindi il caso fortuito esclude la responsabilità dell'ente, in questo caso provincia di Brindisi, andrebbe ad escludere la responsabilità. Che cos'è il caso fortuito? Il caso fortuito, diciamo, viene sempre assimilato o va fatto un discorso parallelo tra caso fortuito e forza maggiore, in quanto il caso fortuito sono degli eventi caratterizzati dalla eccezionalità. Quindi consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione di un soggetto. E questo evento acquista una forza diversa in relazione ovviamente alle materie, un'efficacia diversa in relazione alle materie che poi lo riguardano. Quindi, mentre la forza maggiore, a differenza del caso fortuito, postula l'esistenza di un evento derivante dalla natura o da un fatto dell'uomo, che non può essere preveduto, ma qualora potesse essere preveduto, non può essere impedito. Ora, il caso fortuito, quindi, e la forza maggiore, abbiamo detto, sono caratterizzati dalla eccezionalità, quindi che presente nell'eventualità in cui si ravvisa la necessità ovviamente di andare a valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, qualora diciamo risulta essere impedito contro la sua volontà oppure costretto da forze esterne, può andare ad escludere la responsabilità del soggetto. Ora, diciamo che il caso fortuito può operare, diciamo, diversamente secondo le materie che poi andremo a discutere a brevissimo. Diciamo che in dottrina si sono andate a sono emerse diverse ipotesi ricostruttive del caso fortuito. Secondo una prima impostazione, il caso fortuito indica l'evento non prevedibile e né tantomeno inevitabile, pur essendoci la diligenza dovuta. Quindi, vale a dire, cosa vuol dire? Che con l'impiego sia della prudenza sia della perizia, che sono normalmente necessarie, e nel caso che ci occupa, alla guida di un veicolo, nel rispetto delle norme del codice della strada, quindi pur essendoci un comportamento diligente, vi è un fattore esterno che va a incidere su quella condotta. Secondo un'altra impostazione, invece, nell'articolo 2054 del codice civile, al di là della formula letterale della prova liberatoria richiesta al conducente per sottrarsi alla responsabilità presunta, tant'è che l'articolo 2054 del Codice Civile è rubricato in circolazione dei veicoli, fa riferimento all'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Andando a fare degli esempi, possiamo tranquillamente prendere ad esempio il classico colpo di sonno, ad esempio, che, come già varie volte sancito sia dalla Cassazione ma anche in dottrina, non integra il caso fortuito il colpo di sonno se la sua natura e la causa di quel colpo di sonno siano fisiologiche, oppure dovute a stanchezza, oppure anche a dei segni premonitori, di cui il soggetto può tranquillamente
rendersi conto in questo caso. Mentre è possibile il caso fortuito solo se il sonno è dovuto a cause patologiche, quindi causa patologica che di riflesso e quindi conseguenzialmente rispecchia gli elementi effettivi del caso fortuito e quindi un evento improvviso ed imprevedibile. Altro esempio, lo scoppio di un pneumatico. Secondo la giurisprudenza, lo scoppio di un pneumatico, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa del conducente. E quindi, ad esempio, per l'usura della gomma stessa della macchina, perché in questo caso, qualora il conducente sia a conoscenza che le gomme dell'auto sono sgonfie e che potrebbero essere soggette a scoppio, verrebbe meno l'imprevedibilità e l'inevitabilità, elementi costitutivi del caso fortuito. Ancora, volendo fare altri esempi, abbiamo anche quello del caso di specie. In questo caso abbiamo un soggetto che si trova su una strada provinciale ed è ovviamente oltre i limiti di velocità. Le gomme sono sgonfie, attraversa un gatto, il conducente sterza e impatta contro un palo. È ovvio che l'evento dell'attraversamento del gatto è un evento imprevedibile, su questo non c'è dubbio, però non bisogna basarsi sull'evento attraversamento del gatto, perché già la condotta che era stata posta in essere dal conducente esclude il caso fortuito, perché sarebbe assurdo sostanzialmente poter pensare che con quella velocità, con quella condizione dell'asfalto, col fatto che le gomme erano sgonfie, è impensabile poter presupporre che non sarebbe accaduto nulla. In questo caso è opportuno chiarire come è stato inteso l'attraversamento del gatto dalla Corte di Cassazione. L'attraversamento del gatto dalla Corte di Cassazione è stato appunto qualificato come caso fortuito? Questo bisogna domandarsi, cioè posta la velocità, posto il fatto che l'asfalto era bagnato, posto che le ruote erano sgonfie, l'attraversamento del gatto è caso fortuito? Cioè come fare a capire se l'ente, quindi la provincia di Brindisi, risponda ex articolo 2051 meno? E quindi qua, ribadendo quello che è il caso fortuito, e quindi un evento che è imprevedibile ed eccezionale, che appunto si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto, diciamo che alcuni autori hanno anche descritto il caso fortuito come un incrocio tra una condotta umana e un accadimento naturale, e da questi due elementi deriva una conseguenza che è imprevedibile, quindi che rientrano infatti in un'azione umana già in atto. Ora, l'articolo 2051 prevede che il custode è responsabile per i danni cagionati a terzi dai beni che custodisce, salvo che venga provato appunto il caso fortuito. E quindi dalla norma stessa si ricava una presunzione di colpevolezza del custode, il quale ha come unica via d'uscita l'onere probatorio in ordine al caso fortuito. Il danneggiato, d'altro canto, dovrà provare il rapporto di custodia e il nesso causale
tra il bene in custodia e l'evento lesivo. Il custode, invece, dovrà provare che il danno è dovuto ad un evento imprevedibile ed inevitabile, che questo evento, andandosi ad inserire nella continuità causale, la interrompe. Quindi questo è l'onere probatorio del custode. E da ciò cosa deriva? Deriva che il custode, quindi provincia di Brindisi, dovrà provare che vi sia un fattore estraneo, caratterizzato sempre dai suoi due elementi, quindi l'imprevedibilità e l'inevitabilità. E questo evento dovrà provare che questo evento da solo, sufficiente a produrlo, abbia questi due tratti, quindi l'imprevedibilità e l'inevitabilità. È bene però precisare che l'evento deve essere idoneo ad interrompere totalmente il nesso causale per intero. Perché? Perché un'interruzione parziale del nesso causale darebbe adito solamente ad una diminuzione della responsabilità. Quindi l'evento che andrà a provare il custode dovrà essere idoneo ad interrompere per intero il nesso causale. Quindi la Cassazione, la numero 375-15 del 2022, andando a pronunciarsi esattamente sul caso fortuito, stabilisce che qualora la condotta del danneggiato, quindi di colui che in questo caso era il conducente del veicolo, si manifesta per l'intensità del rapporto con la produzione con la produzione ovviamente dell'evento a rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, quindi l'attraversamento del gatto risulta essere solamente l'occasione, viene meno il nesso causale, quindi tra la cosa custodita e l'evento dannoso. E quindi la fattispecie oggetto di Cassazione non rientra più nella responsabilità ex articolo 2051, pur rientrando la condotta, diciamo, nell'ipotesi di una condotta che può essere prevista oppure sia stata anche prevedibile, ma viene esclusa come evenienza ragionevole o quantomeno accettabile, quindi secondo un criterio probabilistico. In questo caso, quindi, la Cassazione conferma quanto detto in appello, stabilendo che l'attraversamento di un gatto, l'eccessiva velocità e l'uso dei pneumatici effettivamente costituiscono caso fortuito, in quanto già la condotta posta in essere al conducente risultava essere di per sé idonea a procurare l'evento dannoso. L'attraversamento della strada del gatto non può rientrare nella responsabilità ex articolo 2051, quindi un danno cagionato da cosa in custodia, in quanto vi è il caso fortuito. L'attraversamento del gatto è un caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione, ovviamente specificando inoltre che già il comportamento possa essere dal conducente poteva causare l'evento. Quindi, provando in questo caso la fattispecie del caso fortuito, la Cassazione conferma quanto detto in appello e quindi
ribalta la decisione di primo grado stabilendo che, la pubblica amministrazione non può rispondere ex articolo 2051. Se ci sono domande, sono qua. Complimenti, bravissimo come sempre dottor Mario Cevoli, sempre taglio pratico e molto conciso nella spiegazione, infatti non vedo domande per il momento perché come sempre è stato abbastanza esaustivo. Quindi a questo punto direi di passare direttamente, vedo un feedback da parte di Arianna che dice chiarissimo, sì assolutamente, e quindi passiamo agli interventi e passo quindi la parola a prof. Torrese. Allora, intanto complimenti al dottor Cevoli, a cui faccio sempre i complimenti e per l'esposizione, ma anche per il coraggio delle scelte, perché mettersi a trattare una tematica tra le più complesse del diritto civile e per la verità anche del diritto penale, cioè quella del caso fortuito, e mettersi alla prova su una sentenza così probante come una sentenza in cui si discute di un soggetto che è morto a seguito di un incidente stradale e con i suoi parenti che chiaramente agivano contro i custodi della strada, cioè la provincia ex articolo 2051. E come sapete, come ha spiegato molto bene il dottor Cevoli, si giovavano di questa sorta, lui l'ha chiamata presunzione di responsabilità, la dottrina parla anche di responsabilità oggettiva, cioè io ti devo provare soltanto che tu sei il custode di quel bene. Io ho subito un danno e il danno l'ho subito a causa di quel bene e quindi evidentemente a causa di un'omissione di custodia dello stesso, tu mi devi risarcire il danno. Chiaramente la prova liberatoria rispetto a tale ipotesi di responsabilità, appunto oggettiva o presunta, qual è? Provare evidentemente un qualcosa che ha interrotto il nesso eziologico. E cosa interrompe il nesso eziologico? Meglio del caso fortuito. Per la verità la Cassazione fa un duplice riferimento, e cioè ritiene che il nesso eziologico sia stato interrotto non soltanto, se vogliamo, dal fatto del terzo, inteso evidentemente come condotta del gatto, perché terzo non vuol dire per forza persona fisica, ma fa riferimento anche al fatto del danneggiato, laddove si dice, il danneggiato anche lui sostanzialmente teneva una condotta non diligente, stava andando troppo forte, non manteneva le distanze di sicurezza, eccetera, eccetera. Diciamo che il 1227 del Codice Civile di per sé consente evidentemente di escludere del tutto la responsabilità del danneggiante quando si ritiene che effettivamente il danno sia stato causato interamente per colpa del danneggiato. In questo caso mi sembra un po' difficile immaginare soltanto questo aspetto come momento di esclusione. Direi che l'attraversamento del gatto unito all'asfalto scivoloso probabilmente tutte insieme hanno deposto in questa direzione. Prego. Assolutamente, nel contempo do sempre anche uno sguardo ai commenti, non sono giunti altri insomma domande se non commenti di complimenti per il dottor Maracello, quindi ancora bravo, molto bene questa spiegazione. A questo punto io direi di andare avanti, di procedere, quindi di passare all'analisi di una sentenza di diritto penale. Come vi avevo anticipato, ci ha raggiunti nel contempo, nel frattempo, l'avvocato Ernesto Sì, penalista non a caso, che stasera andrà ad analizzare una sentenza con ad oggetto la reazione ad atto abitario della pubblica amministrazione. Buonasera e prego avvocato Ernesto Sica. Buonasera, buonasera a tutti e grazie sempre per l'invito. Questa sera, a differenza delle altre occasioni in cui ci siamo incontrati, un tema
apparentemente più semplice, può avere dei riscontri, diciamo, un attimino più dettagliati e più particolari. In questo caso noi partiamo da, prima di arrivare all'analisi della sentenza, partiamo dall'articolo di riferimento della sentenza che poi andremo a vedere, cioè l'articolo 337, che sarebbe la resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso articolo, dal punto di vista proprio della stesura della rubrica, è abbastanza intuitivo, nel senso che è anche breve: nel chiunque pensa o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o coloro che richiesti gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Questo è l'articolo di riferimento. Ora, analizzando brevemente l'articolo, possiamo notare che stiamo parlando di un reato, come la dottrina lo rubrica, plurioffensivo, nel senso che è violato sia il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica, sia la autodeterminarsi della persona, in questo caso del pubblico ufficiale. È importante capire e comprendere, che sarà poi una delle chiavi di lettura che ci aiuterà a capire la sentenza, che non serve obbligatoriamente che il pubblico ufficiale sia impedito nel compiere il proprio dovere tramite l'atto di violenza che è compiuto dal soggetto, perché il solo atto di violenza, il solo usare violenza, il solo minacciare, il solo opporsi a un compimento di un atto di un pubblico ufficiale, di per sé già costituisce reato. Quindi una difesa che si basa principalmente sul fatto: vabbè, ma alla fine il pubblico ufficiale comunque non è stato impedito nella propria azione, è una difesa debole, perché basta di per sé l'atto violento per far configurare questo tipo di reato. Ovviamente ci sono delle scriminanti, ci sono degli strumenti che si possono utilizzare in una difesa per quanto riguarda un soggetto, per esempio, che abbia appunto commesso apparentemente un atto di violenza pubblico ufficiale. Ad esempio, per menzionarne una, abbiamo un caso di non punibilità, che è un caso particolare che è stato introdotto solamente nel 2009, cioè che non si può applicare questo tipo di reato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia dato causa al fatto preveduto dal reato di resistenza al pubblico ufficiale, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. Questo qua è uno degli elementi più, diciamo, dibattuti quando si affronta questo reato, perché la prima cosa che un soggetto va ad utilizzare a propria discolpa è appunto il fatto che il pubblico ufficiale abbia utilizzato dei metodi arbitrari, l'abuso di ufficio, l'abuso della forza, per esempio. E ovviamente non è così semplice andare a riscontrare questa scriminante, perché bisogna effettivamente provare che il pubblico ufficiale abbia avuto un eccesso nella propria azione, e non è una cosa così semplice. Però, diciamo, non è questo l'oggetto della sentenza, però ritenevo opportuno menzionare anche questa tipologia di scriminante, perché è una delle più diffuse fondamentalmente. L'unica nota che voglio fare in più su questo tipo di discriminante è proprio una sottolineatura su cosa è arbitrario, perché poi il termine arbitrario è molto generico, ed è arbitrario qualsiasi comportamento posto in essere nel compimento delle funzioni pubbliche consentite di per sé. Quindi di per sé un comportamento che potrebbe essere consentito, ma che travalicano le finalità che portano all'attribuzione della stessa mansione violata da parte del pubblico ufficiale. Questa è una definizione di cosa può essere arbitrario da parte del pubblico ufficiale.
E arriviamo a quella che è la sentenza che mi ha, diciamo, è destato particolare attenzione, che ho incontrato anche in alcuni casi pratici che personalmente ho affrontato in tribunale. La sentenza è la sentenza della Cassazione Penale, sesta sezione, numero 25309 del 19 maggio del 2021, quindi anche abbastanza recente. Come dico sempre, io mi avvalgo di de iure per fare le mie ricerche giurisprudenziali e de iure massima la sentenza in questo modo. L'articolo 393 bis del codice penale prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo costituzionalmente garantito del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché configurabile anche nella forma putativa dell'articolo 59, quarto comma, quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte a una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare invece l'errore di diritto. Ecco, questa sentenza va ancora di più a specificare quell'esimente che vi ho spiegato prima, perché prima abbiamo parlato di un pubblico ufficiale che effettivamente si dimostra poi eventualmente un secondo momento che effettivamente questo pubblico ufficiale abbia compiuto un atto che eccedeva le proprie facoltà. Qui invece stiamo parlando da parte dell'imputato, dell'indagato, dello stesso evento di percezione, quindi il soggetto percepisce la stessa condotta, però nella pratica, quindi anzi precisamente analizzando dal punto di vista del codice, stiamo parlando però di una condotta diversa, che in questo caso è solamente percepita dal soggetto come ingiusta, ma in realtà non lo è, perché l'articolo 59 al quarto comma ci dice che se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di un errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Però qua parliamo appunto delle circostanze non conosciute o erroneamente supposte, che in gergo sono le circostanze putative. Quindi il soggetto ha ritenuto che la colpa fosse tale, però oggettivamente diciamo, può dimostrare che la condotta sembrava effettivamente contraria diciamo, al dovere del pubblico ufficiale, però in realtà non lo era. Quindi bisogna sempre provare però che effettivamente non basta dire vabbè, a me sembrava che fosse così, perché a volte si utilizza anche questa scusa per cercare appunto di esimersi dalla responsabilità, ma bisogna provare effettivamente che sia così. Un piccolo accenno sulla questione della prova che non la volevo inserire nella lezione odierna, che però mi ha sempre destato una particolare curiosità. C'è una sentenza che andrebbe secondo me trattata da sola, però io ve l'accenno giusto, della Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo, che parla proprio di una sentenza per la quale diciamo, è stata rimandata indietro all'Italia perché per mancanza di prove. In che senso? Nel senso che quella sentenza si basa su una sentenza di condanna di un soggetto che era stato condannato per resistenza pubblico ufficiale solo tramite le dichiarazioni, le testimonianze dei pubblici ufficiali stessi. E questa sentenza è molto molto importante, secondo me, perché ci va un attimino a sottolineare quali sono le prove possibili per provare determinate condotte. Fino ad ora abbiamo parlato di circostanze putative, di esimenti, sempre però
basandosi su prove, perché è facile dire, vabbè, quello mi ha fatto eccesso della propria condotta, ma bisogna parlare di prove. E proprio la Corte di Giustizia della Corte dell'UOM ci dice che si va a violare l'articolo 3 e l'articolo 6 della Carta dei diritti dell'uomo proprio se c'è una condanna in questo ambito sulla base solamente della testimonianza dei pubblici ufficiali stessi, e quindi non ci sono altre prove, altri testimoni che ci vengono a supporto. Chiudo questa mia esposizione con un po', perché poi mi piace anche dare, abbiamo parlato finora di quelle che sono le varie soluzioni, alcune delle soluzioni che ha un soggetto, per esempio, per difendersi da in determinate situazioni, con determinate condizioni, con determinate prove, però per difendersi dall'accusa di residente pubblico ufficiale. E voglio darvi l'ultima nozione, che è quella che, diciamo, la soluzione un pochino più diffusa che nella pratica nei tribunali utilizziamo, che è la messa alla prova. Mediamente la maggior parte di coloro che vengono accusati di residente pubblico ufficiale, noi avvocati tendiamo ad utilizzare, quando non ci sta niente da fare, nel senso che non riusciamo a trovare altre spiegazioni a quella condotta, la messa alla prova, perché la messa alla prova è prevista anche per la residente pubblico ufficiale, in quanto si può chiedere la messa alla prova per tutti quei reati che arrivano al massimo a 4 anni. In questo caso stiamo parlando di un reato a 6 anni, ma ci sono altri reati, stesso stabilita la legge, fra cui la residenza pubblico ufficiale, che nonostante superino i 4 anni, però possono essere possono entrare all'interno dell'alveo della possibilità della messa alla prova. Brevemente, cos'è la messa alla prova? Sarò brevissimo, perché la messa alla prova comunque è un altro tema abbastanza lungo. La messa alla prova è si chiede la sospensione del processo affinché il soggetto venga appunto messo alla prova, nel senso che gli venga affidato un periodo di tempo tramite, per esempio, affidamento ai servizi sociali o affidamento ai lavori di pubblica utilità, durante il quale, se il soggetto, diciamo, segue il programma che gli viene stabilito, l'UEPE, che sarebbe, diciamo, l'organismo che stabilisce il programma del soggetto messo alla prova, se il soggetto segue questo tipo di programma, allora, diciamo, il processo, il reato viene estinto. Ovviamente, se il soggetto invece non segue il programma nella maniera dovuta, allora il processo, dato che è sospeso, riprende e si va avanti. Attenzione, non significa che la messa alla prova preveda l'ammissione della colpevolezza da parte del soggetto, perché anche se magari non supera la messa alla prova, il soggetto deve avere la possibilità di non essere compromesso, di non aver dichiarato la propria colpevolezza. E quindi su questa questione della colpevolezza è un altro elemento importante della messa alla prova. E vado a chiudere su un altro elemento fondamentale che proprio ho trattato ultimamente: non tutti possono accedere alla messa alla prova, che a volte ci si prova, perdonatemi il bisticcio di parole, a utilizzare questo strumento quando però non ci sono i requisiti. Per esempio, un soggetto non può godere della messa alla prova quando, ad esempio, è un delinquente abituale, per tendenza, professionale, o già gli è stata concessa ed è stata revocata la misura. Quindi il soggetto comunque deve meritare di accedere alla messa alla prova. Volevo dire quest'ultima cosa perché, ripeto, dando un taglio molto pratico alle spiegazioni, la messa alla prova è spesso affiancata come soluzione, fra virgolette, a questo reato. Quindi spero di non essere stato troppo prolisso e mi taccio. Se ci sono domande, sono a disposizione. Complimenti e grazie per la spiegazione, per la bella spiegazione, come sempre dal taglio pragmatico, anche molto esaustiva e molto interessante poi l'incipit sull'istituto della messa alla prova. Quindi grazie per la spiegazione, non vedo domande per il momento e quindi passo la parola direttamente al prof. Torrese per l'immancabile intervento.
Altro che se ci interessa l'argomento della messa alla prova. Devi sapere che le questioni che più fanno paura agli studenti dell'esame di avvocato, che è una data ormai per te lontana, sono passati un bel po' di anni da quando sei diventato avvocato, sono proprio quelle processuali. Quindi sono proprio quelle questioni, sai, l'esame di avvocato non è che può vertere solo su questioni processuali o su questioni processuali pure, però vi sono sempre degli elementi di tipo processuale. E allora una spiegazione di questo tipo è veramente importante per i ragazzi e sono contento che ne stiano usufruendo. Voglio dire qualcosa sul reato, perché ho apprezzato questa pronuncia della Cassazione, perché ha sgombrato un po' il campo da equivoci. Vedete, l'idea che il privato possa reagire dinanzi al provvedimento illegittimo e arbitrario della pubblica amministrazione è cosa sacrosanta e rientra un po' in quel concetto di autotutela privatistica, della quale espressione, ad esempio, anche la legittima difesa, tanto per non fare nomi. Però vedete, questa scriminante non può poi tradursi in una sorta di diritto del cittadino di verificare, di valutare la legittimità del provvedimento amministrativo o dell'azione dell'agente, magari come in questo caso il pubblico ufficiale, e laddove la ritenga scorretta intervenire, ma ci mancherebbe altro, assolutamente no. La Cassazione è molto chiara e non è la prima di questo segno nel dire un momento, illegittimo non è solo il provvedimento, non è il provvedimento amministrativo che laddove venisse impugnato sarebbe caducato, di questo non ce ne frega niente. Illegittimo è il comportamento del pubblico ufficiale o del membro delle forze dell'ordine che hanno atteggiamento persecutorio nei tuoi confronti. Quello è legittimo e quindi la tua reazione è legittima. Ma non siamo qui a sindacare la legittimità, evidentemente, di atti. Grazie. Grazie anche a Prof. Torrese per sempre questi interventi ulteriori che vanno ulteriormente ad arricchire chiaramente le spiegazioni già brillanti dei nostri relatori. Nel frattempo, no, non sono giunte domande, ma messaggi di complimenti per appunto per la spiegazione dell'avvocato Ernesto Siga. Quindi noi volgiamo a questo punto al termine la prima parte di questa puntata. Ovviamente rimando i nostri iscritti a collegare tra pochissimo all'interno della piattaforma privata, perché appunto continueremo con la seconda parte dedicata completamente ai nostri iscritti di questa puntata. Grazie a tutti per averci seguito e prima di concludere vi ricordo ancora una volta l'appuntamento molto importante fissato per questo sabato, dopodomani, ore 10, ci sarà la prima lezione del nuovo corso Esame Avvocato, che inizierà appunto alle ore 10 qui sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022 e che sarà aperta a tutti, quindi è possibile seguirla gratuitamente. Approfittatene, accorrete come sempre in tanti. Grazie e buon proseguo di serata.